Bella a tutti ragazzi, sono Mirko, bentornati su Ghibli Channel e su Farming Simulator 22. Allora ragazzi, proseguiamo la nostra serie su Farming Simulator. Io mi sono già messo a raccogliere la colza, dato che ho fatto passare un mese, siamo a luglio, quindi la colza era pronta per la raccolta e ho iniziato io off camera e sto completando praticamente il lavoro di raccolta della colza. Poi il mese successivo, cioè ad agosto, dobbiamo raccogliere il sorgo, quello lì che c'è alle mie spalle, che avevamo per l'appunto seminato in live, e infine ci sarà per l'appunto la mega vendemmia che poi dovremmo fare, se non erro, a settembre. E per la vendemmia, ragazzi, poi a fine di questo video ci sarà una sorpresina, perché riguarda la vendemmia, appunto, ho installato una nuova mod che mi permetterà di risparmiare un sacco di soldi per quanto riguarda appunto proprio la vendemmia nello specifico, nel senso che non dovrò più finalmente andare a noleggiare comunque la raccoglitrice che c'è di default per l'uva, che costa veramente un fottio, perché mi pare che costi 250-300 mila euro a comprarla e anche a noleggiarla, quindi mi partivano sempre 20-30 mila euro, insomma, fra tutto, quindi si spendeva veramente veramente tanto. Mentre invece, grazie a questa mod appunto che è uscita da poco, abbiamo la possibilità di risparmiare decisamente un fracco di soldi, grazie appunto al fatto che non ci servirà più questa raccoglitrice. Ovviamente questo ci costerà un po' più di tempo per andare a fare la vendemmia, però è un gran bel risparmio, quindi sinceramente sono contento di impiegarci magari un attimino più di tempo, ma di risparmiare decisamente molti molti più soldi. Adesso portiamo la nostra colza, a questo punto la andiamo a scaricare, perché abbiamo riempito la fine al 96%, pensavo di riempire molto meno la trebbia. Le galline continuano a produrre pochissimo, in realtà qua ho fatto passare un altro mese dall'ultimo video e hanno fatto praticamente queste poche uova in più, quindi non lo so, vediamo un attimino. Io mi sa che lì smantello tutto e ci metto questi qua delle arnie, perché il miele ne facciamo molto di più e ce lo pagano anche molto meglio, quindi sinceramente opterei per quello. Comunque, per quanto riguarda invece le nostre serre, anche loro come acqua sono tutte a posto, perché erano piene al massimo grazie agli idranti che ho installato appunto vicino alle serre stesse, quindi questo mi permette di caricarle con una velocità abnorme. Quindi direi che possiamo tranquillamente andare a dormire. Facciamo una cosa allora, facciamo così, ho cambiato idea. Mettiamo il tizio, l'operaio, a trebbiare il sorgo. Intanto che lui trebbia, noi andiamo un attimo a vendere le cose delle serre e il miele, che così almeno rimpinguiamo un po' le nostre tasche, perché siamo in rosso. Qua non vorrei che arriva la banca e ci porta via tutto. Va bene. E poi a fine video, ragazzi, vi inizio. Guardate, anche l'ana ne stiamo producendo parecchia. È solo le galline che in un mese fanno un cosettino in più di uova, ma cioè riempire un pallet impiegano veramente una vita, ragazzi. Impiegano veramente una vita. Allora, per cui facciamo così. Qua mi era scappato via un po' di sorgo che avevo seminato e me l'ha messo qua. Va bene. Ok, facciamo così, perfetto. Allora, vediamo un attimino adesso come se la caverà quell'operaio, che è un campo un po' strano, non lo so. Fatemi fare un attimo i lati giusto alla veloce. Ho smesso in aspettativa. Ah, che scemo, no, non ho le cose. Porca miseria, non c'ho i soldi. Non ho i soldi per metterlo. È vero che adesso qua, se sei in rosso, l'operaio non te lo mette sul 22. Che pirla. E vabbè, niente, allora finisco io un attimo al volo il sorgo. Ok, dai ragazzi, manca questo triangolino, siamo al 98%, mi sa che non ce la facciamo. Porca miseria, mi tocca andarla. Eccola qua, niente, abbiamo completato, mannaggia che sfiga, mi tocca andare a scaricare per un pezzettino. Che roba però, questo campo mi sembrava comunque più piccolo rispetto a quello di colza, o comunque simile. La colza l'ho raccolta tutta senza mai andare a scaricare. Il sorgo ho fatto 8500 litri e non ho ancora finito il campo, quindi alla fine. E peraltro col sorgo non avevo passato il rullo perché era già cresciuto, quindi non ero più riuscito a passare il rullo, quindi non aveva neanche una resa al 98%, diciamo, come la colza. E però devo dire che rende veramente bene il sorgo, quindi mi sa che, bel colore anche tra l'altro, mi sa che Lo riseminerò il sorgo, perché se rende così tanto, caspita, conviene assolutamente fare questo. Magari non lo pagheranno sicuramente quanto la colza, però andiamo di qua, finiamo qua il sorgo, ci ha dato un altro bel 10%, 11% insomma di trebbia.
riempita, quindi altri 1000 passalitri. Per cui abbiamo 9500, insomma quasi 10.000 litri di sorgo. Non è andata male, dai. Vediamo anche adesso quanto lo vendono. Però buono così, dai. Perfetto. Allora, tiriamo su, andiamo a scaricare quest'altro sorgo. Andiamo a scaricare quell'altro sorgo, dopodiché vendiamo due cose, poi dormo. E poi in ultimo, ragazzi, come sorpresa finale, vi faccio appunto vedere la mod che peraltro appunto è descritta anche nel titolo. Ve la faccio vedere per ultima semplicemente perché il vigneto è l'ultimo a diciamo così a maturare, se così possiamo dire. Di conseguenza adesso non posso ancora fare la insomma la raccolta dell'uva, ma devo aspettare appunto che l'uva sia pronta, e lo sarà a settembre. Diciamo da settembre in avanti posso raccoglierla, però prima dovevo necessariamente raccogliere questi due campi perché sennò andavano a quel paese. Quindi allora facciamo una cosa, questa la richiudiamo, perfetto, questa la metto via, tanto non ci serve più perché al momento campi diciamo utilizzati come culture ne ho solo due. Va bene, allora andiamo a prendere... Vabbè, io per adesso, ragazzi, come al solito vendo qua al fast food, più che altro perché è più vicino, magari non è quello che ci paga meglio, però per comodità mia, perché sennò a fare avanti e indietro ci impiego veramente una vita, quindi per adesso vendiamo lì, giusto per fare soldi facili, diciamo così. Quindi prendiamo il nostro autocaricante e andiamo a prendere intanto il miele, che già ne abbiamo una quantità veramente, veramente mostruosa, guardate qua che roba. Guardate qua la quantità di miele che abbiamo. Quindi pensate, con altri 4 diciamo con altri 4 capanni che contengono arnie, facciamo veramente un botto di soldi. Vabbè, io se vuoi me le prendo, anche se sono pochissime. Le mettiamo comunque su, vediamo se me la acchiappa di qua. Sì, perfetto. Ok, le mettiamo comunque su e andiamo a prendere la lana. La lascio qua perché al fast food ovviamente la lana non la comprano, perché non gli servirebbe una mazza. Piuttosto vado a prendere i prodotti delle serre, perché i prodotti delle serre dovrebbero già essere spawnati. Sì, infatti ne abbiamo anche di questi una marea. Non riuscirò a vendere tutto perché abbiamo veramente una quantità di pallet. Che cacchio ho fatto? Dai, carica questi, sono sceso al volo dal trattore, va bene. Una quantità di pallet esagerata, avendo 7 serre dubito che riusciamo a farci stare tutto qua sull'autoloader. Mi sa di no, che anche di questo è cresciuto veramente lattuga e pomodori come se piovessero. No, infatti questo non me lo carica più. Abbiamo riempito al massimo, ragazzi, è la prima volta che riempio completamente al massimo l'autoloader, e qua iniziamo a fare i soldi veri. Guardate qua che abbiamo altre 3 serre che sono completamente da svuotare, più quell'altra da finire di svuotare. Però io intanto inizio a vendermi sta roba, così dai che i soldi crescono. Su, siamo già a 12.000, 13, 14. E adesso però i soldi li facciamo, finalmente li facciamo. Ho fatto bene ad aggiungere altre serre. Io punterei a sto punto, ragazzi, scusate il gioco di parole, tutto sul miele, nel senso che tiro via ste cacchio di galline che mi ha rotto veramente le balle e andiamo sul miele, che è la cosa migliore. Abbiamo fatto 32.000 euro con una sola vendita, quindi insomma i soldi qua li guadagniamo veramente veramente bene. Benissimo, per cui direi a questo punto che potremmo fare, mazza sti cacchio di daini, allora che potremmo fare una bella cosa. Allora questo direi che lo lascio qua, magari sì, questo qua me lo lascio qua. Allora facciamo una cosa, visto che abbiamo un bel po' di soldi adesso, un bel po', insomma qualche soldino comunque quantomeno ce l'abbiamo, facciamo una bella cosa, vado anche a comprare l'ultimo oggetto, vi faccio anche vedere ovviamente gli oggetti della mod per l'uva. Allora va bene, questo questo lo posso anche mettere via, sì, tanto uso al massimo il Landini che mi passa dentro il vigneto, così vi faccio vedere per benino in chiusura il funzionamento di questa nuova mod veramente figa, veramente veramente figa. Allora, la mod è la raccolta manuale, per l'appunto, del vigneto. Come funziona? Allora, innanzitutto ho già comprato queste che sono le cesoie, quindi basta andare nel negozio, nella tecnologia per viticoltura, e al fondo abbiamo le cesoie. Altra cosa che adesso appunto vado a comprare è il carrello, perché questo ci serve ovviamente per mettere su i pallet che andiamo a comprare.
fare, quindi questo lo compriamo. No, aspetta un attimo, cos'è che c'è? Ah, beh, solo le ruote, vabbè, sì, lasciamogli quelle standard che va benissimo. E facciamo compra, perfetto, perfetto. Adesso, fatto questo, basta andare nei pallet e andare a prendere questi pallet d'uva. Io magari ne prendo anche un secondo. Ok, e praticamente io ho preso già due pallet che costano 1000 l'uno, quindi ho fatto 2000 più le cesoie che costano 500 euro, che qua è un po' esagerato il prezzo perché le cesoie, la miseria che sono in oro massiccio, va bene. Comunque abbiamo fatto 2500 più i 7000 del carrellino. Quindi fatto questo, vedete che qua possiamo legare. Non so se questo sia autocaricante. No, non è un autocaricante, c'è di spiega che ci serve per fare questo. Cosa molto molto utile e a breve vedrete anche il motivo. Ora io non posso fare questo, vero? No, con questo no, lo posso fare con questo. Esatto. Allora, vi faccio vedere. Dunque, questi me li metto dentro per intanto, così almeno li mettiamo qui. Perfetto. E li possiamo anche legare, ma per adesso aspetto. È comodissima però questa cosa, ovviamente, perché io mi vado a mettere i pallet. Credo che ce ne stiano 4, penso. A vedere così, credo 4, quindi io quasi quasi ne prenderei ancora qualcuno. Ok, li metto belli belli vicini. Sì, ma così va, direi che va benissimo. Ne prendo altri due, assolutamente sì. Spendo qualcosina in più, ma ripeto, mi risparmio i 30.000 euro praticamente di noleggio della raccoglitrice dell'uva, insomma. Ed è tanta tanta roba, eh. Ed è tanta tanta roba, soprattutto per il livello a cui sono io adesso di farm, dove insomma, essendo tutto da solo, faccio comunque non poca fatica a guadagnare i soldi. Se poi li spendo tutti per noleggiare i mezzi, non ha molto senso. E con questa cosa è decisamente meglio. Quindi mettiamo le cinghie, così intanto blocchiamo tutto, almeno siamo tranquilli. Perfetto. E adesso poi vi faccio vedere come funziona per l'appunto la mod. Allora, beh, a parte questo lo posso anche lasciare qua perché comunque dovrebbe prendere. Perfetto, vedete che passa tranquillamente in mezzo al vigneto. Quindi questo lo possiamo mettere secondo me anche qua. Ok, spegniamo un attimo e facciamo una bella cosa. Andiamo a dormire perché ovviamente l'uva al momento ancora non è pronta. Perfetto, allora, come vedete ragazzi, l'uva è pronta per essere raccolta. Benissimo, quindi noi prendiamo le nostre cesoie e semplicemente andiamo davanti, ve lo faccio anche vedere con l'F1, andiamo davanti a un pallet e vedete che compare la scritta set target container, set lizard pallet d'uva come target, insomma. Noi premiamo la B e vedete che in basso è comparso pallet d'uva 1 metro. Vedete? Perché sono qua a 1 metro. Più io mi distanzio, più la metratura, diciamo, aumenta. Se arriva a 8 metri, si disabilita in automatico e dobbiamo riselezionare un nuovo pallet. A cosa serve questa distanza? A fare questo, io mi avvicino, taglio l'uva manualmente, lo posso fare anche alla veloce, lo faccio di qua, lo faccio di qua e faccio anche così. Perfetto, e l'uva mi va a finire qua dentro. Quindi io raccolgo effettivamente in manuale l'uva, lo posso fare anche in questo filare ovviamente, perché tanto il conteggio è sempre quello, e basta che io non mi sposto per più di, per l'appunto, 8 metri è il target massimo, diciamo, del nostro pallet. E basta andare col tasto sinistro, con la forbice ovviamente selezionata, e noi raccogliamo manualmente e tranquillamente soprattutto tutta la nostra uva che va a finire qua nel pallet. Ci dà anche la percentuale di riempimento del pallet, che in questo caso era al, cos'è che era, 30 e qualcosa per cento. Quindi io mi posso spostare tranquillamente un po' più avanti, lascio già il landini acceso. Prendiamo, ecco, mo mi sono incastrato, mannaggia la miseria, mi sono incastrato, ok, perfetto, saltiamoci sopra, va, ok. Allora, con queste risetto un attimino questo, così almeno, ok, possiamo andare di qua, e andiamo a tagliare anche queste che ancora non avevo raccattato, ok. Allora, devo andare dall'altro lato, quindi posso andare fino a qua, diciamo, sì, fai prendere anche queste, bravissimo. E andiamo a tagliare queste, perfetto. Stessa cosa facciamo di qua e andiamo a tagliare queste, ottimo. E vedete che stiamo facendo la nostra raccolta dell'uva senza nessun tipo di problema e soprattutto senza macchinario che, come detto, costa veramente, veramente un fottio. Ecco, vedete che adesso sono uscito dalla
dall'area, diciamo così, del container, quindi mi devo riavvicinare, lo posso fare anche tramite filare e andare direttamente a selezionarlo di nuovo e lui naturalmente torna attivo. Quindi potevo fare anche questa in realtà come raccolta, potevo tranquillamente anche raccogliere questa. Adesso sono uscito fuori, poi vabbè, questa eventualmente ci ripasso. Quindi vedete che possiamo fare per l'appunto un bel po' di filari contemporaneamente. Quindi sembra tanto più lunga la raccolta. Sicuramente più lunga, perché col macchinario ovviamente ci mettete molto molto meno, ma è normale che diciamo, la quantità di soldi, ecco, l'unica cosa è che mi incastro, ok, devo andare un po' più laterale perché se no mi incastro e poi non esco più, ok. Dicevo, ovviamente la quantità di soldi che però si vanno a risparmiare con questo sistema è veramente veramente abnorme. Ah, tra l'altro i pallet sono ovviamente riutilizzabili, quindi nel momento in cui noi li scarichiamo non è che li perdiamo e dobbiamo tutte le volte ricomprarli, perché se no non avrebbe senso. E qua ancora che mi sono spostato troppo. Ma ovviamente una volta che noi li svuotiamo dall'uva possiamo tranquillamente andarli a riutilizzare, quindi è una cosa estremamente comoda questa, perché diciamo che spendiamo una volta sola per i nostri pallet e poi siamo assolutamente a posto. Quindi settiamo questo, così finisco giusto di fare un attimo questi, perfetto, e andiamo a prendere quegli altri. Un po' un casino solo il fatto che purtroppo ci si incastra all'interno del vigneto, però d'altronde è un po' tutto stretto, quindi bisogna prenderci la mano un attimo all'inizio, però insomma, io comunque sto andando avanti a fare 1, 2, 3 e 4 filari. Adesso qua poi vabbè, vado indietro e lo riraccolgo all'inizio, però vedete, sto facendo 4 filari per volta, quindi alla fine sì, si impiega di più sicuramente, però come detto, per i soldi che si risparmiano, a mio avviso è sicuramente un'ottima alternativa, soprattutto per chi inizia, per chi è all'inizio appunto della farm e vuole per l'appunto provare comunque il vigneto, e senza però andare a spendere 1.000 euro tutte le volte per la raccolta, perché ripeto, il problema grosso è proprio la raccolta, perché diciamo che la cosa che costa di più e per l'appunto la macchina per raccogliere l'uva, più che gli altri macchinari, perché gli altri macchinari bene o male costano relativamente poco. Gli altri macchinari non hanno chissà quali costi. Il costo più grosso è sicuramente la raccoglitrice, insomma, dell'uva. E grazie a questa mod ovviamente non abbiamo più diciamo questo problema. Quindi ragazzi, io direi che posso concludere qua questo nuovo episodio dedicato a Farming Simulator 22. Abbiamo raccolto tutti i nostri campi, quindi abbiamo fatto l'attrebbiatura su tutti i campi, abbiamo iniziato la vigna manuale, poi naturalmente la proseguiremo magari in live, magari un po' la porterò avanti io off camera, dato che sicuramente adesso qua i tempi si allungano, però appunto ci tenevo a presentarvi questa mod. Ne ho scaricate anche altre che poi man mano vi farò naturalmente vedere, però per quest'oggi mi fermo con questa mod della raccolta manuale dell'uva. Quindi ragazzi, mi raccomando, vi invito come sempre a lasciare un sacco di like, condividete, commentate, iscrivetevi al canale. Se non siete iscritti, iscrivetevi anche al mio canale Twitch, lo trovate sotto in descrizione per non perdere nessuna delle mie prossime live. Detto questo, vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo al prossimo gameplay. Ciao belli!